Quello delle terme è un obiettivo che abbiamo in comune e il nostro sarà un aiuto per raggiungerlo in tempi rapidi. Sono le parole dell'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini che durante la consueta conferenza del venerdì, svoltasi al Pincio in occasione della festa dei fiori, è intervenuto sulle terme di Carignano di cui si parla da oltre 40 anni. A quanto pare dunque non è stata ancora persa la fiducia per realizzarle, ma finché il progetto possa concretizzarsi mancano due piani volumetrici per chiudere l'accordo di programma. Paolini, in riferimento ad un articolo apparso oggi sulla stampa locale, ha risposto alla società Terme di Carignano SRL che ha intimato una diffida al comune di Fano affinché approvi, entro e non oltre 90 giorni, la variante urbanistica per valorizzare l'area termale. In questo atto si chiede all'ente un risarcimento danni di 10 milioni di euro. In base al parere che la soprintendenza del paesaggio, perché la zona è a vincolo paesaggistico, ha erogato, ha consegnato durante la procedura, è evidente che occorre la pianificazione complessiva delle varie fasi, così si chiamano, cioè varie parti che compongono, vari pezzi del mosaico che compongono questa pianificazione. Questa pianificazione ha 6 tasselli del mosaico, su 4 siamo a posto, su 2 mancano ancora degli elaborati che i soggetti proprietari devono consegnare. Quindi noi valutiamo positivamente questo sollecito che ci è arrivato attraverso una forma un po' così, che si chiama diffida, ma è un sollecito a chiudere la procedura entro 3 mesi, quindi questo è anche nel nostro intendimento. Quindi gireremo il sollecito a chi ancora deve elaborare delle parti in modo tale che noi possiamo chiudere l'intera procedura. L'assessore è intervenuto anche sui lavori che l'amministrazione comunale sta portando avanti come il rifacimento del lastricato di fronte alla stazione ferroviaria per un importo di 20.000 euro. Sono stati approvati inoltre i progetti esecutivi per la bonifica di amianto al palazzetto dello sport Salvador Allende e alla palestra Venturini. Grazie anche a questa liberazione di spazi finanziari del governo noi possiamo risolvere un problema annoso e sentito. Abbiamo comitati che si sono battuti in questa città. Con lo stesso decreto che ha liberato gli spazi finanziari sarà possibile concludere l'intervento di ricostruzione dell'ala crollata di Palazzo Nolfi, ex sede del Tribunale, a seguito dei lavori dell'Archivio di Stato al pian terreno. L'importo previsto è di 167.000 euro, ma gli interventi proseguono anche nei cimiteri cittadini. Si sta andando avanti e abbiamo anche elaborato il progetto esecutivo che potrà avere attuazione molto rapida per il risanamento dei loculi del cimitero dell'Ulivo e anche un intervento sulle sui campi di inumazione per migliorare la situazione che oggi è pessima.